Dica lei. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte. Mi dirà al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze. E non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, come io farò adesso in questo confronto, che io proverò con documentazione tutto quello che ho da dire, e così desidererei che lui facesse lo stesso, non per sentito dire e non perché me l'hai detto tu. Neanche questo deve dire, deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto grave, per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazione. E allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa con le prove, e che non faccia come ha fatto fino adesso, signor Presidente. Senta, non dobbiamo fare un interrogatorio a lei, contesti a lui. Ma scusi, signor Presidente, io non devo dire, signor Presidente, scusi, io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'aula, non una volta, più di 10 volte. Andiamo avanti, perché poi le dirò altre cose, signor Calò. Sente, Buscetta, a me ancora continua a sentire... Non mi chiamare neanche Buscetta, dici un nome qualsiasi, allora, perché tu hai calpestato... Come vuoi che ti chiamo? Hai calpestato a chi hai accarezzato. Silenzio, Buscetta, scusa un attimo, mi scusi, Presidente, siamo sempre al solito ritornello, signor Presidente. Io le porterò le prove, quello che dirò, ma lui me le deve pure portare. Lei, io, se lui ha finito, vorrei immettere una cosa nuova, se lui proprio insiste così, che l'ho accusato di 69 omicidi, le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente? Io? Sì. Certo. L'ultimo arrivo. Cosa? L'ultimo arrivo. Sì, l'ultimo arrivo. L'ultimo arrivo. Io nel 1979, 80, 78 sono in carcere, apro il giornale e leggo. Scomparso una persona. Questa persona che io leggo nel giornale è un membro della sua famiglia, perché io non faccio più parte adesso. Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire, perché è scomparso. Me l'ha detto la commissione. Sì, ma tu hai detto alla commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona. E la commissione me l'ha detto. Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69, è stato condannato per associazione a delinquere. Sì, ma non ho potuto fare a meno. Ho chiuso l'argomento con lui. Mi sono recato a Favarella e ho incontrato Salvatore Greco. E ho detto a Salvatore Greco, Michele Greco, Michele. Ma perché è stato deciso di affogare, sciangolare a Giannuzzi? Era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Solo questo è il motivo, solo questo. Ma Michele, non potevate evitare questo? No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Continuando nella passeggiata a Favarella, sono che passeggio con Vittorio Magliozzo, che lui dice di non conoscere. E le dico, Vittorio, ma non era tuo compare Gianni? Sì. Ma niente avete fatto in famiglia per salvare la vita di Gianni? Io proprio quel giorno mi recavo da Don Pippo, e Don Pippo all'ingresso di questo negozio mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto non domandare più di tuo compare, perché è una situazione finita, non dite niente in giro. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Porta Nuova, che il signor Calò, con questa faccia di innocente, si presenta qua per dire dimmi di dove sono il capo, chi te l'ha detto? Questo è il signor Calò. Allora, se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui ritiene più opportuno di dire sul mio conto, li accetterò, e se verrò condannato, per me sarà gloria, la mia famiglia è sistemata, io per me non ho paura di carcere, perché del resto sono carcerato come lui. Può parlare, lo sfido a parlare. Finito? Finito. Intanto pentito, perché hai tutte cose da pentirti, e allora ti stai pentendo tu. Perché io cosa da pentirmi? Naturalmente non ne ho, perciò non di che cosa pentirmi. E poi questa parola tenetela per te, perché ti sta bene. Di queste, ora, quanto tutto quello che stai raccontando,
Sono altri fatti nuovi che ti hanno raccontato adesso. Cosa sono? Cosa non sono fatti nuovi. Tu e io ne abbiamo parlato. Sei sempre continua ad essere. Ti hanno zolalecata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Sì, sì, Perché se no non pensi delle sofferenze tue, questo premio non lo puoi avere, Buscetta. Non te ne vuoi andare sconfitto adesso di fare. Adesso non ti puoi far ammazzare sono ben guardato. Devi aspettare qualche anno per farmi ammazzare. Che sconfitto? Io sono sconfitto, io sono un carcerato. Sconfitto non te ne vuoi andare, devi ancora insistere. Vai aumentando sempre accuse. Ho perso famiglia, ho perso la mia libertà. Ma questo vedetelo tu e cosa hai combinato, tu la devi dire, mia colpa, come massima colpa. Tu lo sai i fatti, sì, tu li puoi sapere. Sì, sì. Io, signor Presidente, lui lo sa. Io rispettavo il fratello, i figli, perciò quando dice queste cose a me mi fanno più male, perché sono sicuro che quando è morto il fratello, il nipote, mi sono preso più dispiacere io che lui. Lui se ne stava in Argentina, in Brasile, a godersi la vita, e lì è rimasto. Per il momento non ho niente da aggiungere. Si è fatto pentito solo quando si è visto. Però eventualmente mi ricordo. Certo. Potrò dire altrimenti. Posso sapere chi gliel'ha detto? L'Alicata lei lo conosceva, questo è l'Alicata detto Giannuzzo. Ma chi è? Io ho avuto poi imputato dentro il carcere, insieme a lui a Catanzaro. Lui dice chi è Giovanni l'Alicata. Lui dice chi è Giovanni l'Alicata. Nella stessa cella. L'Alicata Giovanni, tu eri con me in carcere. Io a Catanzaro siamo stati 114 imputati. Se Gianni l'Alicata o altri imputati che sono qui, io li ho conosciuti perché sono a Catanzaro e li ho visti là, è un conto. Altro avere un rapporto di amicizia, di conoscenza. Ora, se tu sei stato con me in carcere a Catanzaro? No. Un'altra bugia. Allora, vediamo quando io sono stato in carcere e quando è stato in carcere lui. Un'altra bugia. Se dimentica pure di quello... Io ho detto che non ero in carcere, che bugia ho detto? Ah, non ero in carcere? Io non ero in carcere. Io non ero in primo grado presente al primo grado del processo di Catanzaro. Ho capito male. Lei era coimputato con l'Alicata? Sì. Quindi lei conosceva l'Alicata? Così, come coimputato. Ma per i rapporti che dice lui, ma è assurdo. Insomma, in carcere con lui c'è stato? In carcere sì. Nella stessa cella? No, cella no. Eravamo a Catanzaro nella stessa... Signor Presidente, è preciso meglio farlo ricordare a lui. Il carcere di Catanzaro ha dato un piano a tutti gli imputati dei 114, lasciando le porte aperte e mettendo solo gli imputati di questo processo. Quindi se non era nella cella erano a passeggiare 24 ore al giorno tutti assieme. Ma certo. Tutti assieme. E in quell'epoca in carcere non si ammazzava perché c'era anche Sirchia dentro il carcere. E nessuno con Sirchia. Ma che cosa vuoi intendere dire tu di questo? Che io conosco la realtà. Conoscere, cioè avere cioè essere coimputato e avere un'amicizia sono due cose distinte e separate. Ma lei ha detto che non lo conosceva. Ma non lo conosco. Lui dice che racconta tutta questa storia come se lui fosse amico mio. Ma se noi parliamo di coimputato, vabbè, coimputato senz'altro, io l'accetto, ma non amico. Ma qual è amico? Dunque, poi ha detto della stessa famiglia e come allora così scusa, come faccio io a dire accetto questo dialogo? Io invece come altri 100 persone io ho visto lì a Catanzaro. Va bene, allora chiudiamo l'altro istruttorio.